Passando a un marchio di profumi nuovo per me, li ho trovati da Sephora. Li ho comprati in realtà online perché non ho mai visto un Sephora fisico che li avesse. E sono questo marchio che secondo me è un marchio di nicchia, ma correggetemi perché non sono sicura, che si chiama The Seven Virtues. E questi sono tre dei loro, se non sbaglio, otto, non mi ricordo, profumi. Questi sono quelli che mi hanno un po' intrigata di più e quelli che volevo provare. Ho voluto prendere tutte e tre le versioni mini size, bellissime, poi tutte quante le confezioni che rappresentano un po' gli ingredienti appunto che dovrebbe contenere il profumo. È un marchio oltretutto clean beauty, quindi sono quelli naturali, se non sbaglio, perché dovrebbero essere anche a base di oli essenziali. Sono cruelty free, ipoallergenici, vegani, senza parabeni, senza solfati, sono naturali appunto come profumo. E quindi appunto oggi parliamo di questi tre. Di uno di questi l'ho già trovato un dupe, ma ve lo farò vedere nel prossimo video dei dupe che uscirà nelle prossime settimane. Il primo è Vanilla Woods e questo è il più famoso in assoluto. Sono mesi che ne sento parlare varie ragazze americane che dicono che questo profumo sia il vaniglia per eccellenza e in effetti è buonissimo. Ma, rullo di tamburi, è proprio di questo di cui ho trovato un dupe. Ovviamente dura meno perché è un'acqua profumata, però appunto lo vedrete prossimamente e costa appunto molto meno. La confezione appunto è fatta così, tutta quanta in rollerball, molto molto carina e questo buonissimo, questo sa proprio da vaniglia, da legni, ma non è maschile, anzi è la cosa più femminile che abbia mai sentito, sa proprio tipo da vaniglia, da fiori, da zucchero, buonissimo. Questo ha come note la pera, la rosa, la vaniglia, il caramello e l'ambra. Allora, io non sento la rosa, sento leggermente la pera, nel senso di qualcosa di dolce, di fruttato e di dolce. E poi io sento principalmente la vaniglia, il caramello sì, leggermente, l'ambra. A me sembra quasi di sentire un sentore di un sandalo, proprio una cosa dolce dolce. È estremamente cremoso, veramente buono. Se vi piacciono i profumi alla vaniglia, questo è spettacolare. Se avete magari occasione o che avete uno sconto e lo volete provare, oppure se per caso nei Sephora dove vivete voi c'è, annusatelo assolutamente perché questo qua è veramente buono. E in più anche le confezioni, quelle da 50 ml, sono veramente bellissime. Il prossimo è Blackberry Lily. Anche di questo in realtà ho un dupe che però non ho mai provato, ma mi rifaccio a persone che me l'hanno detto e persone che ne hanno parlato appunto sul web. Anche qui appunto la confezione, sempre super carina, vediamo se mette a fuoco, eccolo qua. E tutte quante queste bellissime immagini tipo di more e di fiori, veramente veramente bella. Questa è proprio un boom di frutta e fiori, veramente veramente sfiziosa. Qui in apertura abbiamo la mora, il giglio, il ribes nero. In centro il mughetto, la rosa, il davana e la magnolia. In base caramello, vetiver, legno di cedro, ambra, patchouli e pelagronio egiziano. Mamma che buono, questo qua sa da una torta, tipo un muffin o un plum cake ai frutti rossi, quindi proprio appunto alle more ad esempio, o al ribes. È molto vanigliato, molto caldo, frutta e fiori, veramente veramente sfizioso. Loro comunque lo descrivono su Fragrantica come di base un floreale bianco. Sì, ha quell'idea. Leggermente fiorito, però io principalmente sento questo sentore proprio di frutti rossi che a me fa impazzire. Veramente, veramente buono. Infatti, questo dicono che sia molto simile al nuovo profumo di cui appunto vi dicevo prima, il nuovo profumo di Rihanna che si chiama Fenty qualcosa. Quello lì è appunto uscito quest'anno con la boccetta color ambra, che io ovviamente non ho mai sentito perché non so neanche se sia disponibile in Italia, ma comunque appunto non mi interessava particolarmente. E dicono che questo ci si avvicini molto. Quindi, se per caso l'avete sentito e vi piaceva, magari provate a sentire Blackberry Lily. L'ultimo, ma non per importanza, è il Santal Vanille. E questo è molto, molto particolare. Eccolo qua. Questo qua, secondo me, è il più particolare dei tre. Mentre gli altri due sono piaccioni. Secondo me, appunto, è difficile che troviate qualcuno a cui non piacciono. Sono molto buoni, molto classici. Questo secondo me alla maggior parte delle persone che lo sentono potrebbe non piacere perché è molto forte, è un sandalo vanigliato, leggermente pungente. Tutti quanti dicono che ricorda il Santal 33 di Le Labo, ma una versione molto più femminile, mentre quello tende ad essere un po' un sandalo leggermente più secco e quindi leggermente più maschile. Questo appunto dicono che sia una versione un po' più morbida. In apertura abbiamo il cardamomo, l'olio di mirra, il latte di cocco e il pepe. In centro la vaniglia, l'olibano e il legno di cedro. In base il sandalo del Madagascar, il cashmere e il cacao. Questo è molto particolare, molto forte, il più forte dei tre, di sicuro ne basta poco.
A me piace perché io amo i profumi unisex e i profumi forti, i profumi strani, come ben sapete, ma secondo me questo è uno di quelli che a tante persone non piace, secondo me, perché è molto molto particolare. A me piace da morire il sandalo, come sapete, quindi se vi piace il sandalo può essere che vi piaccia questo profumo e se vi piacciono i profumi unisex forti, questo qui è un profumo contro Maronz, quindi è un profumo da una donna molto tosta, molto forte. Come può essere il Black Orchid, che vi ho già detto, che secondo me è quello, devi avere un certo carattere per indossarlo. Secondo me anche questo non è un profumo piacione, non è un profumo easy, che può andare bene a tutti come regalo, cioè assolutamente no. Se volete prendere un profumo a scatola chiusa tra questi tre, di sicuro andate sul Velvet, sul Vanilla Woods, scusate, che questo secondo me è il più buono e il più facile da piacere. Questo a me fa impazzire, ma è molto particolare. Dovete appunto essere una donna molto strong o comunque che vi piacciono i profumi particolari, unisex e strani, diciamo. Buonissimo. Buonissimo, molto molto strano, molto particolare. Poi più lo portate più si scalda, più esce questa quest'ambra, questa mirra, questa vaniglia molto calda, avvolgente, ma c'è questo sandalo di base che lo rende estremamente cremoso, ma allo stesso tempo c'è anche il cardamomo che lo rende invece molto importante, molto forte, molto strong, molto speziato. Strano, veramente particolare come profumo, ma mi ha stupita, non pensavo. Eppure è stato uno di quei profumi che veramente la prima volta che l'ho sentito mi ha lasciato un po' così, non mi aspettavo che fosse così particolare. È un tipo di qualità appunto di un profumo di nicchia. Secondo me un profumo così venduto nelle grandi marche da Sephora, secondo me non lo comprerebbe nessuno, perché loro ovviamente devono fare dei profumi appunto un po' piacioni che vadano bene a tutti. Questo invece secondo me è uno di quei profumi che sa da profumo di nicchia, quindi un po' più particolare, un po' più ricercato. Santal Vanille però veramente buonissimo. Passando invece a un profumo zarro da morire, ma era una vita che volevo questo profumo, ne parlavo anche la settimana scorsa con una ragazza su Instagram che anche lei mi diceva: ma come mai non hai mai comprato quel profumo lì? E in effetti me lo chiedevo anch'io, semplicemente l'avevo già sentito mille volte, ho altri profumi che ci somigliano e non lo trovavo mai in offerta, ho detto non c'avevo mai voglia di prenderlo, aspettavo di trovare un'offerta. Ovviamente tra le gift card e tra gli sconti sono riuscita a pigliarlo in offerta e questo è Cloud di Ariana Grande, finalmente sono anch'io nel mondo Cloud, non avevo mai avuto voglia di comprarlo, bellissima Ariana come sempre, top. La confezione bellissima con questa mega nuvolotta. Io penso che in realtà poi nel mio vanity lo terrò così come ho l'Ariane, dove ho tolto tutto quel mega trabicolo di cristalli, perché sì, è carina, ma mi occupa un sacco di spazio, sinceramente messa così dovrò un po' vedere, oppure lo tengo magari messo da qualche altra parte solo come arredamento. Come note abbiamo la lavanda, la pera e il bergamotto, in centro la panna montata, la pralina, il cocco e l'orchidea vaniglia, che io amo l'orchidea vaniglia. In base muschio e note legnose. E però non vi sto troppo a parlarne perché anche mia nonna ormai conosce il Claudio di Ariana Grande, quindi ho preso il Claudio di Ariana Grande, ma passiamo avanti. Prossimo sempre su Notino, sempre a, se non sbaglio, meno 10 euro, forse 8, 9. Ho preso questo profumo di Jenny Glow, che è il Peony. Infatti ve lo inserirò nel prossimo profumo video, scusate, dei profumi dupe, perché infatti la Jenny Glow si ispira a tantissimi profumi di Jo Malone. Per adesso questo è l'unico che ho provato, perché volevo sentirlo prima di comprarne altri, ma ne comprerò di sicuro altri, perché per 8 euro, cioè questo qua è molto più buono rispetto a quello di Divine di Peony & Blush Suede. Come ve ne ho parlato appunto nel video scorso di Divine, vi dicevo che ho provato quello lì ma che veramente non mi piaceva. E infatti subito dopo che ho provato quello e non mi piaceva, perché io volevo un dupe di quella fragranza lì perché è una delle mie preferite, però purtroppo Jo Malone su di me dura veramente un'ora, meno di replica, veramente niente. E pagarmi tutti quei soldi per un'ora di profumo, no. E quindi ho voluto prendere appunto Peony di Jenny Glow. E con questo qua, raga, vi devo dire, somiglia un botto all'originale. Veramente, veramente un sacco. La durata devo ancora provarla perché appunto mi è arrivato ieri con l'ordine di Notino. Però, cioè, questo somiglia veramente un sacco all'originale. Leggermente forse meno dolce, ma può essere che poi si scaldi un po' col tempo che l'avete su, perché appunto l'ho provato solamente sulla carta. Ma veramente, a me questo profumo piace un sacco. È così semplice, così femminile, sa da pulito, sa da fiori, da legni, ma è molto delicato. Ha la peonia, il sandalo, veramente, veramente buono.
Questo, come note, ha in apertura la mela rossa, in centro la peonia, la rosa, il gelsomino e il garofano e in base la pelle scamosciata, appunto il suede. Buono, non posso dire niente. Questo qui, appunto, non vedo l'ora di provarlo sulla pelle, però veramente delizioso. Il prossimo che ho comprato è un profumo che volevo da tanto. È un profumo di Tom Ford, questo è Noir Extreme. Come sapete, ho l'Allover Spray del Noir Extreme, l'ho preso appunto il mese scorso. Lo sto usando tantissimo, soprattutto per andare a dormire, perché quello lì in realtà, essendo che è l'allover spray, è molto più delicato e più leggero del profumo originale. Però io in realtà volevo questo. Però appunto quella volta lì che l'ho comprato non avevo sconti o altro da Sephora e quindi non mi andava di spendere tutti i soldi che costa. In realtà appunto l'ho trovato allo sconto del 30% su Sephora e in più avevo una gift card da inserire infatti, quindi alla fine l'ho pagato, se non sbaglio, 30 euro. Follia! Tom Ford a 30 euro. Vabbè, e quindi appunto ho deciso che non potevo assolutamente farmelo scappare ed eccolo qua. Prossimamente vorrò provare a vedere se trovo magari un'offerta del Noir Parfum originale, perché anche quello mi piace, ma da quanto mi ricordo quella volta che ero andata da Sephora per scegliere tra i due, questo mi era piaciuto molto di più. Per quanto sia quello da uomo, io lo ritengo molto più dolce rispetto al Noir Parfum, perché il Noir Parfum secondo me era leggermente quasi più fresco, invece questo qui era molto più speziato e molto più caldo. Vi faccio vedere appunto la confezione. Questo è un, non mi ricordo, scusate che ho le mie belle ditate, come al solito. Questo non mi ricordo se è un 50 ml, perché appunto non c'era il 30 ml, e il 100 ml per me è impensabile perché non lo comprerei mai. Ma questo veramente sono super contenta di averlo, soprattutto adesso per il periodo autunno-inverno. Questo qua è spettacolare. Oltretutto, se avete un fidanzato, compratevelo e lo usate tutti e due insieme, perché sia su uomo che su donna, questo qua è stupendo. Questo, come note, ha il cardamomo, la noce moscata, lo zafferano, il mandarino e il neroli. In centro il kulfi, che ho scoperto che è un dolce, appunto. La rosa, il mastice, il gelsomino e il fiore d'arancio. In base la vaniglia, l'ambra, le note legnose e il sandalo. Ho fatto una spruzzata e sento solo questo su tutta la stanza. Buono. Molto molto buono, molto unisex, bello speziato, bello tosto, bello forte. Non è troppo particolare, cioè non pensatevi una roba tipo Black Orchid, che è un profumo strano, un po' difficile da portare. Questo qua in realtà ci sta. Molto buono, mi dà l'idea, appunto, come vi dicevo nell'altro video, di un pumpkin spice latte, però non dolce, più speziato e più forte. Non particolarmente zuccherato, ma che sa proprio dal mix di spezie per fare il pumpkin spice. Quindi appunto il cardamomo, la noce moscata, la cannella e tutto quanto. Buonissimo, raga, buonissimo. Non abbiamo ancora finito, ebbene no, perché ne abbiamo ancora tipo 5. Il prossimo, finalmente, mi sono decisa di comprare Coco Mademoiselle, però mi raccomando la versione intense. Io non sopporto la versione originale, almeno per adesso. Non sono ancora arrivata a quel momento della mia vita per amare la versione originale di Coco Mademoiselle, ma mi sono innamorata della versione intense. È decisamente, secondo me, più buona, molto più calda, molto più vanigliata, molto più intensa. Mentre il Coco Mademoiselle originale a me dà quasi fastidio perché per il mio naso è estremamente pungente e fastidioso. Questo invece è proprio più coccolo e più cremoso. La confezione, come al solito, i profumi Chanel hanno sempre delle confezioni spettacolari. Devo dire che il Coco Mademoiselle originale, la confezione è molto più bella di questa, però comunque questa qui è veramente sfiziosa. Questo, come note, ha l'arancia di Sicilia, il bergamotto di Calabria e il limone. In centro la rosa, le note fruttate e il gelsomino. In base il patchouli, la fava tonka, la vaniglia del Madagascar, il muschio bianco e il labdano. Allora, questo è veramente buonissimo, mi piace un sacco. È una versione appunto molto più intensa, molto più vanigliata, molto più calda, meno fastidiosa, meno frizzante rispetto al normale. Diciamo che questa qui, infatti, la definiscono la versione autunno-inverno del Coco Mademoiselle. Qualche settimana fa ho anche comprato il Coco Noir, non mi ricordo se questo ve l'avevo fatto vedere nello scorso video haul, mi pare di no, perché ho l'impressione che mi fosse arrivato tipo il giorno dopo che avevo filmato quel video e quindi me ne ero dimenticata di farvelo vedere. Comunque, il Coco Noir è un altro dei miei preferiti di Chanel. Ultimamente, appunto, sto riscoprendo Chanel. Però quei tre che mi sono piaciuti di più fino adesso sono appunto Coco Noir, Coco Mademoiselle Intense, il Gabriel Essence, e quelli ve l'ho già fatto vedere. Gli altri che mi piacciono sono appunto il Chanel Chance Eau Tendre, che però ho la versione dupe di Zara, quindi per il momento mi tengo quella, e anche lo Chance originale in realtà è molto buono. Però questo
È buono, è estremamente femminile, elegante, da tutti i giorni, da ufficio, secondo me anche da evento in realtà, se normalmente avete altre fragranze, questo qui può anche essere abbastanza elegante ad essere utilizzato in un evento. Secondo me comunque il Coco Noir rimane più elegante perché anche questo è un po' più speziato, più maturo anche secondo me, rispetto a questo che invece è un velo più giovanile, un velo più frizzantino. Questo qua invece è proprio da donna, da CEO, da persona importante, da evento anche secondo me. Questo non è da tutti i giorni, mentre questo qui già sì, questo lo vedo proprio da occasione speciale. Ma veramente questi due ultimamente li sto amando e mi hanno veramente tanto stupito. Questi due qua appunto per ora sono i miei ultimi acquisti Chanel. Bene, abbiamo quasi finito, mancano solo altri 16 profumi, no, sto scherzando, mamma mia, mi viene male. Allora, adesso rimangono i miei profumi di Kayali. Come avevo detto la settimana scorsa, a tantissima è interessato il Discovery Set di Kayali. Ce l'ho, ma perché appunto ve l'avevo fatto vedere, non vi farò vedere il Discovery Set, vi farò vedere direttamente i profumi, perché, ebbene sì, li ho comprati tutti, tranne uno che non mi è piaciuto, il Vanilla Utopia Coco, qualcosa del, Utopia Coco Vanilla, qualcosa del genere. Quello purtroppo non mi è piaciuto, ma ve ne parlerò perché comunque ho il campioncino e comunque ve ne parlerò. Volevo farvi vedere in velocità le mie tre full size che ho preso. Ho preso tre profumi da 50 ml, non quelli da 100 ovviamente. E dopo tutti quanti gli altri, che se non sbaglio sono altri 4, li ho presi in versione 10 ml. Quelli però appunto ve li farò vedere nel prossimo video dove farò la mia appunto recensione di tutti i miei profumi Kayali, perché volevo mettervela tutta quanta insieme. Però volevo farvi vedere i tre profumi full size perché questi hanno confezioni bellissime e sono i miei tre preferiti. Allora, le confezioni sono queste, sono secondo me una più bella dell'altra. Sono fatte così, ognuna ha un colore leggermente diverso sulla bandina esterna, questo qui ad esempio è un bel oro. Se no, questo qui, se non sbaglio, non riesco a capire se sono simili. No, questo qui appunto è oro, questo qui è tipo un oro rosa. Quest'altro invece è proprio rosa, leggermente fucsiato. E questi qua appunto sono i miei tre preferiti. Il primo è Vanilla 28. In apertura abbiamo l'Orchidea Vaniglia, che per carità appunto è quello che ci dà l'odore della vaniglia ed è uno dei miei fioriti preferiti perché è spettacolare, per quanto sia una nota finta, cioè sintetica, perché ovviamente non esiste un fiore che sappia la vaniglia, soprattutto l'orchidea, l'orchidea sa da orchidea, però appunto hanno creato questa cosa, quindi di una vaniglia leggermente floreale. Dopo abbiamo sempre il gelsomino, in centro lo zucchero di canna e la fava tonka, in base l'ambra, il muschio, l'amberwood e il patchouli. Allora, io vi faccio vedere la confezione così, la apriamo insieme, se riesco a non rompere tutto, eccola qua. E la confezione è questa. Questa appunto è la confezione bellissima, in realtà tipo ce l'ho da una settimana, forse un po' di più, e già ne ho utilizzato un bel po' perché lo sto usando quasi tutti i giorni, mi sta facendo impazzire questo profumo, la confezione. Cioè io amo questo tipo di boccetta e questo è il 50 ml e sembra un botto di prodotto. Fate conto che anche questo è il 50 ml di Chanel e secondo me tipo questo sembra il doppio di questo, non so come, perché qui in realtà il vetro è sottilissimo, qua invece hanno fatto un vetro un po' più spesso, però veramente Vanilla 28 è spettacolare e questo è, raga, buonissimo. Ho notato che questo qua, almeno secondo il mio naso, somiglia molto a Vanilla Woods di The Seven Virtues. Infatti non comprerò la versione grande di questo perché avevo già preso questa e secondo me si somigliano abbastanza. Non riesco a giustificare ad averli tutti e due, sempre che non lo riceverò per caso da qualcuno come un regalo, non lo prenderò perché appunto ho questa e in effetti devo anche finire il roll-on prima di comprarlo. Questo, appunto, sono una o due settimane che ce l'ho. Ho ricevuto, raga, un sacco di complimenti su questo profumo. Se piacciono i profumi gourmand alla vaniglia, volete sapere da biscottini alla vaniglia, Vanilla 28, pff, spaziale, veramente buonissimo. Dopo ho comprato questo che all'inizio mi aveva fatto schifo. Quando ho provato la prima volta Discovery 7, quando ho spruzzato questo profumo per la prima volta, l'avevo spruzzato su una cartina, non sulla pelle, perché volevo provarli tutti quanti e non ho abbastanza mani. C'ero rimasta malissimo perché mi faceva schifo e non capivo perché, perché una ragazza che seguo lo chiamava veramente il profumo più buono del mondo e non capivo perché a me non piacesse, perché io amo i gusti che ha anche lei.
E quindi c'ero rimasta veramente male su sta cosa qua, finché ho deciso poi qualche giorno dopo di riprovarlo e l'ho provato sulla pelle. Me lo sono messa per 3 giorni di fila e non riuscivo a smettere di annusarmi. Questo è veramente... Ah, non vi ho neanche detto come si chiama. Comunque, si chiama Sweet Diamond Pink Pepper 25 e questo dovrebbe essere uno de parfum intense. Purtroppo non ho notato che duri molto di più dello de parfum normale, quindi secondo me o de parfum normale, non so che sia, chissà che roba. Almeno sulla mia pelle. E questo, cioè, la confezione. Raga, perché devono fare queste confezioni che sembrano dei gioielli? La pulisco, scusate, perché appunto è piena di ditate, come al solito. Perché purtroppo queste che hanno anche la versione metallizzata, tipo, si vedono subito le ditate. Questo, cioè, è uno specchio, fucsia, rosa, bellissimo, veramente. Questo... Non lo so, confezione spettacolare, bellissimo, 10 su 10 keiali. Quello dopo di questo, secondo me, è ancora più bello di questo, ma intanto parliamo di questo. Questo. Io senza parole non mi aspettavo che mi potesse piacere un profumo alla rosa così tanto. Come sapete, a me non piace la rosa e ultimamente sto trovando un sacco di profumi che all'interno hanno rosa che mi stanno piacendo, infatti mi sto un velo preoccupando. Comunque, questo in apertura ha il pepe rosa, lo zafferano, il giglio e il bergamotto. In centro la rosa bulgara e la rosa di maggio, l'orchidea vaniglia e la magnolia. In base il sandalo, l'ambra, il muschio e il patchouli. Allora, si sente leggermente il pepe. Fortunatamente a me dà un po' fastidio l'odore del pepe, amo il pepe, lo metto su qualsiasi piatto, però su un profumo a me sai troppo, dà parecchio fastidio al naso, mi pizzica proprio come il pepe normale. Si sente la rosa, sento molto anche lo zafferano che ci dà proprio questa sprint di energia, di frizzantezza. L'orchidea vaniglia è fenomenale su questo. Infatti, questi profumi di Keyali sono anche fatti apposta per essere mixati tra di loro. Infatti, io su questo sento tanto del Vanilla 28, proprio quell'idea di orchidea vaniglia. Mamma mia, io veramente quella prima sera in cui me lo sono messa, cioè dopo 20 minuti che l'avevo messo, me ne sono andata a spruzzare ancora perché non volevo smettere di annusare questo profumo. Non è niente di mai sentito prima, niente di assurdo fuori da questo mondo. No, è un profumo veramente, cioè buono, femminile, sa proprio da donna, sa di buono, di dolce, di fiori, di... non lo so. Veramente stupita questo profumo, cioè non mi aspettavo che mi potesse piacere così tanto. Beh, basta. Magari ve ne parlerò ancora di più, come se non avessi già parlato abbastanza, nel mio prossimo video, appunto, che farò nei prossimi giorni di Kayali. Ma... Non so cosa dire. Il prossimo, passiamo, perché basta, perché non ne possiamo più. L'ultimo profumo che vi farò vedere oggi, perché appunto di quelli mini ve ne parlerò un'altra volta, se no veramente basta, non ne posso più di filmare, sarò qui tipo da 3 ore. L'ultimo che ho preso è Invite Only Amber 23. Anche questo spaziale. Qua non ho capito perché in realtà il cosetto qua è sotto e qua è sopra, non lo so, non mi è chiaro. Però vabbè, anche questo secondo me la confezione è questa, è la più bella in assoluto, perché è questo lingotto d'oro. Vediamo se riesco a farlo uscire senza farlo cadere per terra. Puliamo come al solito, facendo finta di niente. Un lingotto d'oro. Questo è il packaging. Bellissimo. Spero il prossimo video, appunto, su quello di Keyali, di riuscire a farlo di mattina, perché adesso purtroppo è già quasi sera, quindi la luce è un po' bruttina. Però magari facendolo di mattina riuscite a vedere meglio questo lingotto d'oro. Però, raga, questo è spaziale. Questo, cioè, è un profumo assurdo, ha di quelle note super particolari, in realtà neanche super particolari, ma è proprio un bel mix. L'apertura amarena, foglia di tabacco, miele, cioccolato e nocciola. Cioè, che apertura è? Non lo so. In centro cannella, rosa di maggio, rosa di damasco e foglia di agrume, una sberla di cannella. In base ambra, legno di oud, vaniglia, benzoino, olio di cipriol, patchouli, sandalo e muschio. Allora, qui fortunatamente l'apertura rimane parecchio, quindi si sente molto l'amarena, cioè, perché appunto più che ciliegia è proprio amarena, come descrivono qua, il cioccolato, il tabacco, il miele, la nocciola, il patchouli, la vaniglia, l'ambra, la cannella. È fortissimo questo profumo,
strano, proprio secondo me è anche unisex, mentre gli altri due sono molto più femminili, molto più dolcini, questo qua è strong, è bello unisex. Mi ricorda lontanamente Tom Ford Noir Extreme, quindi ha quello stile là, quindi bello pieno di note, una più forte, più calda e più accesa dell'altra. Questo è veramente è questo per una donna con i contro marrons, perfetto per il periodo natalizio, secondo me, per il periodo proprio freddo, freddo, Natale, dicembre, gennaio, proprio inverno. Molto molto forte, si sente questa nota alcolica. Per quanto non abbia note alcoliche, io sento quasi una nota di rum, di whisky, di qualcosa proprio di bam, di strong. Mamma mia, che Yali veramente, cioè. Ho comprato letteralmente ogni cavolo di profumo che hanno, a parte uno. Mi ha uccisa Kayali, basta. Bene, raga, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine di questo video. Cioè, veramente vi meritate un Oscar se siete arrivati a questo momento di questo video. A me viene l'ansia all'idea di editare questo video, però dai, ce la faremo. Purtroppo magari o sarà diviso in due parti o sarà un'ora e mezza di video. Ve lo chiederò su Instagram. Non lo so. Mi viene già l'ansia. Comunque, vi ringrazio per aver guardato questo video, per averlo guardato fino ad adesso. Vi aspetto nei commenti, scrivetemi tutto quello che pensate, tutte le vostre considerazioni sui miei profumi. Come sapete, adoro rispondere ad ogni vostro commento. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi profumi. Io adesso dovrò metterci un'altra buona ora a sistemare tutto, a buttare via tutto quanto, a fare la riciclata e sistemare, perché veramente c'ho il macello sopra al letto. Vi ringrazio ancora, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video. Vi mando un mega abbraccio e un mega bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, buona serata!